Sì, Presidente, io sono ben contento di supportarla quando non fa i compiti a casa. Lei me lo può chiedere tutti i giorni, io la supporterò sempre, come questa volta. E le do il tempo per digerire di che cosa stiamo parlando. Allora, è la nomina con delibera di giunta. Avete modificato lo statuto dell'ERSI. Tutti sanno che l'ERSI è uno degli organismi, a mio avviso, perché sono molto appassionato di acqua, uno degli organismi più importanti della Regione Abruzzo. È l'ente di controllo e di vigilanza e talvolta anche di pianificazione su tutto il servizio idrico integrato, quindi su tutto quello che parte dall'acquedotto alla depurazione al sistema di fognatura. Ora, io veramente sono basito, ma sono sconvolto perché non riesco a capire il motivo per cui, anzi non voglio capirlo, il motivo per cui si è reso necessario modificare lo statuto dell'ERSI laddove parla della nomina del direttore generale. Allora, con la vostra modifica, voi avete consentite con la vostra modifica che l'incarico al direttore generale può essere anche un incarico esterno fuori dalla pianta organica dell'ERSI con un contratto di diritto privato. Ieri, quindi con lo statuto vecchio, si poteva sì ricorrere a un contratto di diritto privato, però senza far ricorso all'esterno e motivandolo con specifica motivazione, solo in casi eccezionali. Quindi il primo punto che vorrei capire è come mai oggi c'è l'interesse, la necessità di ricorrere all'esterno, quindi anche all'esterno con maggiori costi e non attingere dal personale interno, e come mai avete tolto la motivazione e la eccezionalità qualora si dovesse far ricorso al contratto di diritto privato? Prima domanda, mi desta forti perplessità e forti sospetti, ci tengo a precisare sospetti. Seconda modifica, con la vostra modifica avete allungato il termine di durata dell'incarico a 3 anni più 3. Con la modifica, quindi con lo statuto precedente, l'incarico il direttore generale poteva durare esclusivamente 3 anni, voi avete aumentato ad altri 3 anni, quindi 3 anni prorogabili ad altri 3 anni. Anche qui non si capisce perché c'è la necessità di far durare l'incarico, la nomina, perché comunque è una nomina politica, 6 anni anziché i 3 iniziali. Secondo punto, è stato tolto, e forse il più importante, che grida vendetta, tra i requisiti per... Importante. Me l'avete chiesto voi, me l'avete chiesto. L'ultimo punto, avete tolto che tra i requisiti del direttore generale ci deve essere una particolare specializzazione nelle materie e nelle discipline afferenti le funzioni dell'ERSI. Come dire, ieri per fare il direttore generale dovevi essere un competente specializzato in quelle materie del servizio idrico integrato, oggi andiamo all'esterno e possiamo prendere anche un professore di filosofia che nulla ci capisce con il sistema idrico integrato. Ora, queste 3 norme, voi l'avete, queste 3 modifiche, l'avete giustificato, udite e udite, con una razionalizzazione delle risorse economiche, quando avete previsto anche una premialità del 30% sull'indennità lorda annua che ieri non poteva percepire il direttore generale. Quindi gli date una premialità maggiore, quindi esborso di nuove risorse pubbliche. Prevedete la possibilità di confrontare. Allora, il Presidente risponde, poi ha 3 minuti per dichiarare se è soddisfatto o meno. Prego. Presidente, se mi può favorire l'attenzione dei consiglieri, mi sentirei nutrito anche da ulteriore energia. Ringrazio per l'immediato silenzio che è intervenuto, ringrazio soprattutto l'opposizione bassolocata per ragioni di geometria e rivendico subito il bisogno che ho testé dichiarato di essere aiutato
nella ripetizione orale dell'interrogazione, poiché a volte ho la sensazione che siano tutte uguali, ma naturalmente il limite è mio. Quindi, non avendo nessuna fatica, ringrazio del servigio che mi è stato reso e provo a fornire risposta per quanto riguarda oggetto e destinazione dell'interrogazione. Sostanzialmente la materia dell'interrogazione è una materia che ha una sua complessità, poiché evoca il profilo della competenza, la lunghezza e la profondità della competenza quando c'è da gestire materia complessa che riguarda servizi individuali o collettivi riguardanti l'utenza. Io mi ricordo una interrogazione di questa fatta, venne presentata attorno al 1970, quando venne scelto l'allora governatore della Banca d'Italia. E il ragionamento era: se a governare la Banca d'Italia dovesse andare un bancario, un banchiere, un analista finanziario, o se potesse e dovesse andarci uno che aveva la capacità della governance di una macchina complessa qual era quella della Banca d'Italia. Come di sicuro sapranno molti dei presenti, vorrei essere sicuro, una percentuale abbondante, governatore della Banca d'Italia è stato anche un laureato in lettere. Però non voglio costringere tutti a studiare, perché sarebbe la peggiore delle condizioni dello stato umano. Vorrei invece che ciascuno, quando mostra esigenza conoscitiva, avesse l'onestà intellettuale di assorbire o ciò che è già stato detto, o ciò che è già stato scritto, o ciò che accade solitamente. Sono convinto che molti dei presenti sapranno che la migliore azienda pubblica italiana, multi utilities dal punto di vista del ciclo idrico, oggi è diretta da un manager che non ha nessuna delle qualificazioni universitarie che i figli di mamma buona esibiscono molte volte. E cioè, parlo della forza dei master, parlo della forza dei dottorati e della forza anche di ulteriori qualificazioni. Irace è un resistente diplomato che fa l'amministratore delegato di Acea, e penso che molta parte dei presenti sappia la forza di Acea. La modifica statutaria, che non è un abuso, perché l'ordinamento lo contempla, favorisce quello che nel diritto amministrativo si contempla come favor participationis. Mi sto mantenendo in equilibrio nella non lettura degli appunti che mi hanno preparato, perché, diciamo, è naturalmente versato in atti della mia consapevolezza ciò che sto dicendo. Poi abbiamo anche voluto rendere articolato il profilo esperienziale per poter governare un ente di questo tipo che in questo momento, in Abruzzo, grazie a 32 mesi di governo di zero viaggi, cerco di trattenermi, ma ci sono, ma era riferito al periodo 2005 a seguire, era quel periodo che prima o poi racconterò. Prima o poi, visto che ci sono tanti narratori, io siccome ho studiato tanto, ho avuto 2000 giorni di letture e di studi, ci sono 263 milioni di euro di investimenti nel ciclo idrico, che oggi potrete trovare anche sugli spazi digitali della regione, quella ufficiale, quella che fa le elezioni, e tutto questo circuito di investimenti va sottoposto a governance. La governance significa che le risorse appaltate devono produrre l'infrastrutturazione funzionante, non solo che Marramiero prenda l'appalto, ma che poi lo faccia a regola d'arte, che poi sia capace di funzionamento. Lì ci vuole la capacità di governo delle infrastrutture. Non che uno sappia il segmento del ciclo idrico, ma che sappia l'intero, anche l'approvvigionamento finanziario, anche la gestione delle risorse umane, anche la gestione del contenzioso, anche la gestione delle opere pubbliche, anche l'acquisizione dei pareri. Io non lo so
Io non lo so se per esempio lo studio Ambrosetti per scegliere l'amministratore di Alitalia, l'amministratore delegato di Alitalia va alla ricerca di un comandante aereo. Io penso che Ambrosetti per scegliere l'amministratore delegato di Alitalia, penso che se il tema prevalente è l'approvvigionamento finanziario, probabilmente sceglie un finanziario e poi si avvale di un dirigente che gli dà tutta la competenza dal punto di vista aeroportuale. Però sono scuole di pensiero. Adesso, in questo momento, la Regione Abruzzo è governata da una scuola di pensiero che ritiene essere un valore il favor participationis, ritiene essere un valore l'esperienzialità nella conduzione di una infrastruttura e ritengo che noi sia l'interrogazione che la risposta che verrà rastrellata attraverso la sbobbinatura del mio intervento debbano essere mandati alla Commissione di Vigilanza, all'autorità giudiziaria e a tutti coloro i quali fanno parte degli organi di controllo. Però voglio concludere. Noi dovremmo anche metterci d'intesa con chi ha voglia di conoscere e di governare qual è la cosa giusta nella scelta delle persone. Io per esempio ritengo che Leombroni possa fare tutto, nonostante che i suoi studi siano stati limitati. Lui è un geometra che ha in simpatia i numeri e qualsiasi cosa si mette a fare la fa benissimo. Naturalmente è la mia opinione, è l'opinione di chi sta governando in questo momento. Un altro, per esempio la Appendino, la Raggi, possono ritenere che un ex colonnello della Guardia di Finanza possa fare tutto, perché il curriculum è talmente accecante da meritare ogni forma di investitura. Io non la penso così. Anzi, vengo da una scuola di pensiero, che è anche quella di Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, che quando vedeva i curriculum diceva voglio le note di gradimento degli enti di committenza. Che hanno detto quelli lì per i quali tu hai lavorato? È sicuro che quelli sono contenti della tua opera? Per esempio, mettere un ex colonnello della Guardia di Finanza a presiedere un ente e poi magari in Guardia di Finanza ha fatto disastri, è sicuro che quell'abito curriculare abbia la forza di reggere? La modifica è funzionale a cercare la persona migliore possibile. Termine del diritto privato. Il contratto di diritto privato io lo renderei obbligatorio in tutte le contrattualistiche per la sua forza di flessibilità e di adattabilità, così come la possibilità di rinnovare l'incarico. Sia chiaro, la modifica statutaria non obbliga a cercarlo fuori. Partecipano il di dentro e il di fuori in una chiave competitiva. Quello che è certo è che l'ERSI non dovrà fare agendine, portachiavi a Natale, cene più o meno accoglienti, stabilire rapporti di vicinato. L'ERSI deve organizzare la gestione controllante di tutte le operazioni infrastrutturali in corso, sapendo che alla fine dell'anno che verrà noi dovremo avere anche la certezza dell'approvvigionamento patrimoniale dell'ente che si occupa di controllare il ciclo idrico integrato. A Chieti Scalo ha operato un guazzabuglio sotto il nome di Consorzio di Bonifica. Ascoltatemi voi della provincia di Chieti. Quel guazzabuglio che ha operato in provincia di Chieti, nel sito, diciamo, striscia di Gaza, zona industriale, spazio per le cavallerie lungo la strada che porta a Bucchianico, si è realizzato un guazzabuglio perché non si sapeva chi fosse il legittimo proprietario di quella infrastruttura che veniva condotta in gestione. Perché attraverso una corretta gestione dell'ERSI noi dobbiamo riprecisare a chi tocca l'appartenenza patrimoniale delle infrastrutture idriche. Non può essere quello che hanno preso i cowboy prima del 1876 va al Consorzio di Bonifica, poi quello che hanno preso gli indiani va al sistema dell'ARAP e poi quello che hanno preso, diciamo, i jus dicenti dei consorzi acquedottistici, pure loro si prendono una quota, determinando una confusione che davvero poi ha avuto bisogno dell'intervento della magistratura come
è stato chiaro dagli atti e come ancora c'è un intervento sussidiario, stragiudiziario della Procura della Repubblica dell'Aquila, quello sì, fatto senza spingimenti di soggetti politici che ululavano alle orecchie della magistratura o alle aliquote della polizia giudiziaria. Allora il primo compito dell'ERSI sarà, nei primi 6 mesi di attività, riprecisare la consistenza patrimoniale. A chi tocca l'appartenenza patrimoniale? Poi l'appartenenza patrimoniale dovrà essere data in gestione, sulla base di contratti di servizio, ai soggetti gestori, quelli che una volta si chiamavano i consorsi di provenienza di quella famigerata realtà che era la Cassa del Mezzogiorno. Tutto questo richiede una complessità gestionale e sarebbe un errore una formazione filiforme solo acquedottistica. Io sto vedendo per esempio sulla partita delle dighe, che sono esse stesse strutture di ausilio del ciclo idrico per la parte dell'economia agricola, ma anche per la parte dell'economia industriale. Anche lì c'è la sofferenza dell'incompiutezza formativa. Dovevo arrivare io per porre il problema del buco dell'invaso di Penne o delle incertezze di Chiauci o delle incertezze anche di Campotosto? Perché è accaduto questo? È la filiformità della formazione solo, diciamo, acquedottistica, senza l'insieme che magari a volte si deve evocare. Sto prendendo parte per un indirizzo formativo? Assolutamente no. Che si scateni la competizione. Magari uscisse un Irace in Abruzzo. Penso che Irace lo facciano fuori, nonostante i numeri. Pare che si scelga un avvocato. Però io, diciamo, per via delle denunce che mi fanno, mi devo occupare dei fatti abruzzesi e me ne sto occupando. Quindi ritengo di avere detto anche troppo di quello che penso sull'argomento. Da questo momento scrivo sapendo che questa interrogazione, diciamo, mi sembra come in un'altra vita di averla già incontrata. In un'altra vita ho fatto il consigliere regionale, mi sembra di averla già incontrata. Forse Caramanico avrà fatto questa interrogazione, può essere. Consigliere Pettinari, per il suo gradimento e soddisfacimento, prego. Sì, grazie Presidente. Apprendo che il Presidente della Regione vuole raccontare una operazione di giustizialismo, gliela risparmio, caro Presidente, quella operazione del 2005 è stata già raccontata, è stata versata in atti, c'è stata un'inchiesta e questo giustizialista che le parla ha fatto scaturire quella sentenza, quindi quell'inchiesta e quella sentenza. Quindi vedo che lei a tratti diventa un giustizialista, si vanta, dice c'è stata un'operazione del 2005 dove qualcuno utilizzava un bancomat o quant'altro, c'è stata un'inchiesta. Lo racconti, ma è stato già tutto raccontato, caro Presidente, quindi vedo che a lei a volte gli fanno comode queste grandi operazioni di giustizialismo, queste grandi inchieste e nello specifico l'inchiesta che si è abbattuto sul lato, però non è stata lei a far partire quell'inchiesta, ancora una volta sono stati questi giustizialisti e lei oggi si vanta, dice ben venga, è stata una grande operazione, grazie, l'abbiamo fatta noi quella operazione, grazie Presidente, grazie, ci ha dato 10 lode oggi. Poi un'altra cosa, ancora una volta le devo fare una lezione. Lo statuto precedente non prevedeva esclusivamente la specializzazione nelle materie, nelle discipline afferenti l'ERSI, ma parlava in questi termini, cioè quello che ha detto lei, quindi il personaggio incaricato doveva avere competenza amministrativa, gestionale, aziendale, di strutture pubbliche, strutture private, oltre che... Sa cosa significa oltre che? Una particolare specializzazione nelle materie e nelle discipline afferenti l'ERSI. E questo oltre che lei ha tolto, e ha tolto la specializzazione specifica nelle materie dell'ERSI. Quindi prima il direttore generale doveva avere sia quello che ha detto lei e che ha fatto rimanere lei oggi, oltre che la specializzazione nella materia. Oggi avete tolto questo perché evidentemente non vi interessa più una persona che ha competenze specifiche su tutte le materie, sia quelle gestionali, amministrative e specifiche del settore, perché evidentemente, non lo so, preclude qualcosa, non ho capito che cosa preclude, volevo che me lo dicesse lei, questa è la realtà. Presidente, non c'è più che ha l'anello al naso da questa parte, ci sono persone che studiano.
Quindi l'oltre che nello statuto dice tutto, se lo vado a leggere poi se non ha fatto i compiti a casa. E poi un'altra cosa, voi aumentate i costi perché introducete il 30% di premialità per quest'uomo, per questo soggetto, cosa che ieri non era prevista. Quindi da un lato giustificate questa operazione con una razionalizzazione dei costi e poi aumentate prevedendo una premialità del 30%, ma state scherzando, c'è una contraddizione nei termini anche della delibera di giunta. Quindi a nostro avviso è un'operazione completamente da bocciare, noi bocciamo, purtroppo chi governa siete voi, non governiamo noi, sono scelte che fa la Giunta, non possiamo farle noi, continueremo sicuramente ad...